Ragazzi, oggi, diversamente dai soliti video, andiamo a vedere due setup riguardante il giradischi e il vinile. La prima parte del video andrà a trattare sulla regolazione e il bilanciamento del braccetto del giradischi, quindi andiamo a vedere perché questo pesetto va messo. Mentre nella seconda parte andiamo a vedere come pulire il vinile. Quindi il disco vero e proprio, sia con la spazzola che va a togliere la polvere, spazzola in carbonio, oppure anche la pulizia e come lavare un disco. Quindi come prima cosa posizioniamo. In realtà il disco va tolto per evitare di graffiarlo, però noi lo mettiamo che è di una presenza scenica interessante. E quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere il nostro pesetto sul braccetto del giradischi. Iniziamo a farlo scivolare dentro. Ora la prima cosa da fare è bilanciarlo. Ecco qua, una volta trovato l'equilibrio, dobbiamo fare un'operazione. Vedete la rotellina, ora ve la faccio vedere più vicino, che c'è attorno al pesetto che gira indipendentemente dal pesetto. Dobbiamo puntarla su zero. Quindi, bilanciato, puntiamo la rotella su zero. E poi il consiglio che danno tutti è quello di farlo ruotare fino a 0,25. Quindi ora, se noi, vabbè, leviamo anche il copripuntino, andiamo sul vinile e vola. Ecco, ora dovremmo aver bilanciato la puntina, cioè il braccetto del giradischi. Quindi ora, se andiamo a far partire il vinile, non dovrebbe saltare. Il secondo metodo consiste nel comprare un bilancino che tara i grammi, quindi i milligrammi, che ora vi metto qui in sovrimpressione. Potete trovarlo su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Io non ce l'ho, però mettendo la puntina sempre appoggiata sul piatto, mettendo la puntina, arrivati a 25 mg, sempre girando il pesetto, avete trovato il bilanciamento del vostro giradischi. Step 2. Come pulire un vinile? Allora, il consiglio che danno in tanti e che vi do anch'io è quello di usare semplicemente la spatola con questa fibra di carbonio che vi lascio sempre linkata in descrizione. Noi andiamo a far girare il vinile. Io ora ho un po' di problemi perché il mio giradischi funziona, parte solo quando mettiamo il braccetto sul vinile. Quindi io in questo caso l'ho messo. Vado a posizionare sopra il giradischi, sul vinile che gira, la spatola, così. Non si vede molto perché è nero su nero, forse dovevo farlo con un vinile bianco. E poi vado a portarmi sull'esterno del disco, così che la polvere presa vada fuori. Ora, questa cosa funziona per la polvere, se vediamo uscirà tutta la polverina che c'è sul disco, però noi se compriamo un vinile molto vecchio possiamo andarlo a lavare. Il metodo per lavare il vinile è o comprare dei detergenti appositi per lavare i vinili, oppure usare semplicemente acqua e sapone. Li mettiamo in un vaporizzatore e andiamo a dare due spruzzatine. Possiamo farlo anche senza mettere il vinile sul giradisco e farlo a mano in una bacinella o in un recipiente. Io lo faccio girare un po', semplicemente perché così si va a vaporizzare tutto. Così, semplicemente. Poi si prende un panno pulito, senza fare troppa pressione, si va a pulire
pulire il vinile. E questo, diciamo, è un modo semplice, vabbè, per lavare il vinile. Casomai è vecchio, ha preso molta polvere il disco, è meglio lavarlo, anche perché le incrostazioni, poi noi sappiamo che parliamo di solchi veramente millimetrici dove passa la puntina, quindi se abbiamo un po' di incrostazione di polvere e di sporco col tempo, è sempre meglio andare a pulirlo così. Però, come vi dicevo prima, le spatole sono così fine che entrano nei solchi, quindi anche questo pulisce bene, devo dire. Anzi, io di solito faccio una spruzzata di prodotto. Ora andiamo a corrodere il vinile, mi sa. Faccio girare un pochino e poi stesso con le spatole vado a pulire l'acqua in eccesso, diciamo. Perché lo metto un po' angolare? In realtà inizialmente lo metto perpendicolare, diciamo, crea un raggio di circonferenza diritto col centro, però questa cosa poi quando devo levare la polvere non funziona perché sennò rimane sempre sul disco, quindi vado un po' in diagonale fino alla fine. E così il disco è pulito perfettamente. Ragazzi, il video di oggi termina qui. Mi raccomando, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e lasciate like. Spero vi sia stato d'aiuto e utile questo video. Fatemelo sapere nei commenti. In ogni caso, ci vediamo giovedì con un prossimo video e venerdì con un prossimo vinile. Ciao ragazzi!